Mancano 3 giorni a Natale e mentre riflettete su tante cose che non vanno, il Signore ha preparato dei piccoli doni per voi. Primo regalo. Sentite che non vi amate tanto, vi sentite inadeguati, che non vi stimate molto, che non credete in voi. Sentite gli altri migliori. Vi sentite anche in questo Natale scontenti e tristi. Il regalo per voi è Maria, il tuo valore di persona. Chi era Maria? Una semplice, sconosciuta e povera ragazza di Nazareth. Eppure, la nascita di una bambina in Israele era accolta con disappunto e si diceva «No, una femmina». Le donne non erano valutate, non considerate al tempo di Gesù. La donna serviva solamente per assicurarsi una discendenza. Alla donna non veniva chiesto di pregare perché le loro preghiere, secondo la mentalità dell'epoca, non avevano valore e neppure era tenuta ad andare in sinagoga. Ma dov'è il valore di una persona? Maria era una senza valore, eppure ciò che non ha valore per gli uomini ce l'ha per Dio. Chi era Maria? Nessuno per gli uomini, ma grande, piena di grazia, colmata di bellezza, per Dio. Maria è amata per sempre, è tempio dello Spirito Santo, è ricolmata della bontà divina. Ci possiamo sentire come lei? Nessuno. Guardiamo a quello che Dio ha fatto con Maria, cose grandi e stupende, perché nulla è impossibile a Dio. Maria si trova al centro dei racconti di Natale, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ed anche Francesco d'Assisi pone al centro della sua vita la madre di Gesù. Tommaso da Celano scrive: circondava di un amore indicibile la madre di Gesù, perché aveva reso nostro fratello il Signore della Maestà. A suo onore cantava lodi particolari, innalzava preghiere, offriva affetti tanti e tali che lingua umana non potrebbe esprimere. Maria, oggi è il tuo regalo che ti ricorda che tu sei speciale e anche in silenzio, nascosto e lontano dal mondo, il Signore ascolterà la tua preghiera e farà di te cose stupende. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Signore Gesù, vieni. Thank you.